ma che pezzo ti ho pescato! Soprattutto se ti piace il grunge, non puoi non amare gli Stone Temple Pilots. E qui siamo in pienissima epoca grunge, 1994, Eric Kratz alla batteria. Adesso andiamo a analizzare un po' lo stile, il linguaggio, e ti spiego anche a che cosa può essere utile per te studiare un pezzo del genere, che cosa puoi migliorare. Ma prima di tutto vatti a scaricare la partitura PDF nelle note con la trascrizione completa. Questo è un brano molto divertente da suonare e vorrei partire facendoti sentire la batteria originale registrata da lui, e ti faccio notare che in partitura ho deciso di non trascrivere tutte le ghost notes che invece sentirai, che invece nell'esecuzione originale sono un po' nascoste. Però ti faccio sentire un po' il suono, attento, questa è la sua batteria. Questo è l'intro. Senti che bella cassona. Primo riff di chitarra. Senti tutte queste ghost. E ti faccio sentire nelle strofe ancora più evidente. Quindi, per non fare un papiro, ho deciso di scrivere solamente le note di rullante principale, e anch'io nell'esecuzione non mi sono andato a studiare, a vedere nota, nota per nota, che cosa fa esattamente lui. Però diciamo che il groove principale gira intorno sempre alla solita figura. Prima di fartelo sentire vorrei dirti perché è utile studiare questo pezzo. Ci sono un po' di cose interessanti. Prima di tutto ti faccio notare che lui suona il Charleston veramente chiuso solo nell'intro qua. Dove fa questo groove abbastanza semplice. Se ti stai chiedendo perché ho la righetta blu sulla bacchetta, vatti a vedere il video che ho fatto dove ti parlo del cross stick, di come ottenere un suono bello, compatto e tante variazioni con il cross stick. Comunque di fatto io ci metto una righettina col pennarello in modo che quando suono visivamente so che devo colpire sempre lì per avere il suono migliore. Quindi cerco il suono, quando l'ho trovato mi faccio un'indicazione e questa sarà la mia bacchetta per i pezzi con il cross stick. Da quando comincio a suonare con il rullante sentirai sempre due differenti livelli dinamici del Charleston, ma comunque sempre abbastanza spinti. Quindi quando suona nelle strofe c'è il Charlie che è semi aperto, ma c'è anche lo spazio per un'apertura. Ti faccio sentire. Senti che è molto... E anche le ghost sono tutte un po' trascinate, per quello non te le ho trascritte, perché secondo me non ha senso trascrivere tutte queste note che continuano a cambiare. Nella sezione appena successiva invece il Charleston è proprio sfarfallante, quindi quando non c'è il canto è proprio più... Quindi già interessante usare queste due differenze dinamiche. Tra l'altro è un portamento del Charlie che a me piace moltissimo, mi ricorda addirittura un po' Steve Jordan, perché è sempre molto dritto, il Charleston bello pastoso, mi sembra anche che non sia troppo stretto qui nel clutch, perché se lo stringi troppo secondo me non riesci a ottenere questo suono. Io in genere lo tengo abbastanza morbido il piatto top, in modo che è magari un po' più difficile gestire la dinamica, ma ne hai di più, ne hai più a disposizione. Quindi questo è anche un piccolo trucco, quello di smollare un pochino il clutch. Ho cercato anche un po' di replicare il suo suono di rullante cercando di beccare la nota dell'armonico. Si sente poco nell'insieme, si può un po' intuire, ma non è così evidente come sentire la batteria in solo. Però se avessi registrato, come faccio di solito, con una sordina piuttosto importante sulla pelle battente,
il pezzo avrebbe preso un altro carattere sicuramente. L'altra cosa interessante è che se vuoi allenare la tecnica della cassa, questo è un buon pezzo perché la cassa è abbastanza articolata e ti costringe a coinvolgere più di una tecnica di movimento. Quindi fino adesso abbiamo visto la tecnica della cassa, le ghost notes e la dinamica del piatto, che è particolare, quindi bisogna fare attenzione a dosare questa cosa. Il ritornello è molto semplice, va sul ride suonato con la punta e fa sostanzialmente sempre un loop di questa figura. Anche in questo caso, nell'originale, te la faccio sentire. Le ghost girano molto intorno a questo. Quindi c'è questo raddoppio che si suona come si suona un drag, il rudimento del drag. Io personalmente preferisco suonare a questo BPM dando due colpi col polso. Cioè non sto usando le dita, non sto facendo un rimbalzo. No? Cioè un colpo e un rimbalzo, ma proprio accompagno entrambi i colpi. In sostanza, mettiamola così, non apro mai troppo la mano e non utilizzo le dita per suonare le ghost, però ovviamente ognuno utilizza la propria tecnica. Per quanto riguarda i fill, sono molto semplici, ci sono dei fill brevi sul rullante, spa pa 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 pum, oppure pa pa pu 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 pum, dei fill veramente basilari, pra pa pa ba 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 da ba ba. Classici fill rock comunque. Il pezzo quindi è veramente molto accessibile, dura anche poco, circa 3 minuti. Il valore aggiunto è se vuoi utilizzare tutte quelle ghost notes che io non ho scritto, che trovi appunto negli spazi, suonati come detto con i colpi singoli oppure dei raddoppi. Ti ricordo di nuovo, scaricati la partitura in formato PDF, la trovi qui nelle note al video. Se invece vuoi studiarla con una tecnologia interattiva che include varie altre versioni, solo la batteria, senza la batteria, il brano originale, la mia cover, vieni a vedere il mio corso Batterista da Zero, dove nella sezione finale ci sono tantissimi tutorial. In questo momento sono più di 70 di canzoni famose, due repertori praticamente. Se non li conoscevi, ti invito di nuovo ad andarti a ascoltare gli Stone Temple Pilots. Io ti ringrazio se sei rimasto con me, iscriviti al canale, vai a vedere tutti i miei altri tutorial e ci vediamo alla prossima con un altro grande pezzo. Ciao!